Quindi inizio io? Una volta tanto. Va bene, va bene. Bentornati su Funzione Animazione. Io sono Cinzia. E io sono Fabio. E quest'oggi parliamo di Missing Link, film dello studio Laika del 2019. Quindi quest'anno, fresco fresco, che è stato nominato agli Oscar, agli Annie, ai Golden Globe e forse ai BAFTA. Sì. Però non ne sono sicura. Sì, ok, sì. Sì. Dalla regia mi dicono di sì. E il Golden Globe l'ha vinto e gli Annie non ha vinto niente. No, è rimasto molto a bocca asciutta. Sì. E ha vinto 2 su 4 premi per cui era nominato ai VES. E quindi siamo qui quest'oggi per parlarvene, quindi partiamo. Il film si apre con questa scena, con questo uomo direi estremamente distinto, molto inglese, molto britannico, dal nome Sir Lionel Frost, che è a caccia di Nessie, il mostro di Loch Ness, che effettivamente lo trova e però tuttavia non riesce a fotografarlo perché il suo scopo è quello di dimostrarne l'esistenza. Sì, perché il suo obiettivo è un po' quello di entrare nella Reale Accademia delle Scienze di Londra, un po' una storia al il giro del mondo in 80 giorni, dove appunto Lionel Frost è uno scienziato che vuole essere riconosciuto per i suoi meriti e le sue scoperte, ma visto che nella Reale Accademia delle Scienze ci sono solo vecchi bacucchi. Esatto, bacucchi. Diciamo che la sua figura non viene apprezzata in quanto comunque va contro regole, tradizioni, eccetera, eccetera. Quindi il suo obiettivo principale è quello di dimostrare a questi vecchi bacucchi che in realtà ha ragione, quindi di portargli le prove dell'esistenza delle creature a cui va a caccia. E le cose che si notano subito di questo film sono 3. La prima è la qualità con cui è realizzata l'animazione, soprattutto quella facciale, e andremo a vedere perché. 2 è la realizzazione incredibile che è stata fatta dei set, mi riferisco in particolare allo studio di Lionel e all'edificio dell'Accademia della Scienza. E 3 è il massiccio utilizzo di effetti speciali, nonostante si tratti di un film in animazione stop motion e che quindi dovrebbe rappresentare la più antica e vera tecnica d'animazione. E che però appunto è un po' ormai una caratteristica di Laika, quello di non avere paura, tra virgolette, di utilizzare effetti speciali per comunque dare la possibilità alla storia di poter raccontare tutto quello che vuole. Sì, già dall'ultimo film che avevano fatto, Kubo and the Two Strings, avevano un po' preso già questa decisione di abbracciare di più gli effetti visivi digitali per contro agli effetti totalmente fisici che si possono avere ad esempio in Coraline, per riuscire a raccontare storie senza nulla togliere a quello che si poteva di fatto realizzare. Cioè, se vogliono raccontare appunto che Sir Lionel Frost è a cavallo di Nessie e viene trascinato sott'acqua e poi fuori dall'acqua e c'è questa battaglia tra i due personaggi, la scelta di Laika è praticamente quella di non limitare le storie che possono essere scritte perché non potrebbero essere realizzate in altro modo, ma di sostanzialmente scrivere la storia e poi, dove è proprio necessario, utilizzare il digitale. Quindi Sir Lionel fa una scommessa con i grandi capi dell'Accademia delle Scienze, esattamente come il Giro del Mondo in 80 giorni, e parte, accettando la sfida, parte verso il nuovo continente per andare a trovare una creatura leggendaria, l'anello mancante, il Bigfoot della situazione. E lo trova immediatamente, subito, cioè non ha nessunissimo, cioè proprio passeranno 30 secondi da quando accetta la sfida a quando realmente lo trova. Magari non 30 secondi, magari è un minuto, ma passa veramente, veramente pochissimo. E non so se mi è piaciuta tantissimo questa cosa, cioè proprio lui si vede che fa tutto il viaggio in barca, in treno, poi col cavallo nella foresta, arriva a una casetta, vede l'impronta, si gira ed è lì.
non lo so. Beh, perché praticamente è stato il Bigfoot a mandargli la lettera e a dirgli «Ehi, sono qui» e ovviamente quando arriva lì si fa trovare. Sì, è un po' discutibile il fatto che il Bigfoot lo sappia riconoscere da lontano un chilometro, che è arrivato Sir Lionel Frost nel villaggio in cui abita. Vabbè, saranno quattro gatti, quindi si saprà subito, però sì. Effettivamente Missing Link voleva essere trovato, quindi ci sta come cosa. Però allora avrei posto più l'accento sul viaggio, che appunto spesso viene molto tralasciato. Vero che non è l'unico viaggio, tutto il film è un intero viaggio, quindi diciamo che hanno deciso di accorciare il primissimo viaggio che aveva fatto. Però non lo so, io l'ho trovato veramente veramente tanto affrettata come decisione. Come viene raccontato il viaggio è sempre un po' in linea con quello che è il giro del mondo in 80 giorni, come ad esempio anche nella versione quella di Jackie Chan, dove il viaggio lungo viene raccontato semplicemente come una linea che viene tracciata su un globo. Quindi sì, su questo hanno tralasciato molti punti, ma probabilmente anche per non costruire più set di quanti stati costruiti. Chiaro, perché già il film ha richiesto una quantità di lavoro impressionante, cioè non è mai stato fatto un'animazione stop motion così ampia, molto ambiziosa davvero, cioè a confronto l'Isola dei Cani, che per quanto possa stupire per le inquadrature, la perfezione geometrica eccetera, non è nulla in confronto alla complessità dell'animazione stop motion che è stata messa in campo qui. E perché il Bigfoot vuole essere trovato? Perché praticamente ha imparato a leggere e scrivere, infatti Sir Lionel Frost rimane molto sconcertato dal fatto che sappia parlare. Diciamo che si trova male nell'ambiente un po' rozzo e contadino in cui si trova e pensa che facendosi trovare da questo scienziato e facendosi portare nella grande città dove c'è più cultura e apertura mentale riuscirà un po' a trovare il suo posto. A me è da un po' che la Laika non regala più storie che mi entrano veramente in testa. Mi sembra tutto sempre finto, non so come dire. Cioè, nel senso, Paranorman, che secondo me è il loro film più bello, ha questa cosa di, secondo me, essere scritto veramente bene, interessantissimo lo scambio che viene fatto tra zombie e umani, perché gli umani diventano zombie e gli zombie diventano umani, come comportamento, diciamo. E però poi c'è stato Box Trolls che... più o meno. Onestamente non lascia niente. Poi c'è stato Kubo, che era già più bello di Box Trolls, però anche in quel caso non mi ha fatto mai troppo impazzire. E questo Missing Link, che sta salendo comunque la cosa, personalmente mi piace più di Kubo, soprattutto per alcune scene, però c'è sempre qualcosa che non so, non mi fa apprezzare le storie nel modo che... mi sembra sempre tutto finto, tutta una commedia nella trama, non so. C'è che, secondo me, non so, la grande svolta che vedo da Kubo in poi è che hanno un po' smesso di fare quelle cose un po' creepy, che sono un po' particolari, non dico specifiche dello stop motion, però quasi, cioè voglio sì, dire... Sì, no, vabbè, lo stop motion è la tecnica creepy per eccellenza. Di solito viene fatta comunque da, non dico persone svitate, però nel senso persone che sì, hanno una visione del mondo che è molto particolare, cioè Nightmare Before Christmas, La sposa cadavere, Coraline, Paranorman, Frankenweenie, cioè non sono tutte cose normali, per modo di dire. Come anche nelle creazioni quelle di Phil Tippett, che è poi lo storico animatore di tutte le creature poi di Star Wars. Quindi, cioè, non proprio un nessuno, però anche lui comunque nelle sue creazioni più personali e più artistiche, più d'autore, c'è, non so, quella vena un po' più creepy. È creepy, sì. Perché lo ha spiegato anche Dario un po' il perché in un video che aveva fatto proprio sulla stop motion. Ed è il fatto che è partita proprio con l'idea di animare cose inquietanti di base, cioè bambole, insetti, tutte robe che poi hanno reso proprio la tecnica che ha questo sapore di strano. Quindi diciamo che
questo forse può contribuire il fatto che si trova un po' fuori posto, forse. Non è normale vedere delle cose così normali, tra virgolette, muoversi con la stop motion, no? Sì, anche poi in Coraline c'era ancora comunque... Sì. C'era tanto questo aspetto più... Madonna, cioè le scene in cui cuce con un filo sono parecchio pese. E invece negli ultimi film secondo me si sta un po' perdendo questa cosa. Non so se per andare incontro più al pubblico e avere un po' più successo al botteghino, eccetera. Forse sì. Non lo so. Perché da una certa parte vengono apprezzati anche molto i classici come Nightmare Before Christmas o Coraline. Sì, 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 no, non è che non vengono apprezzati, anzi... Quindi comunque hanno un grande pubblico, però, boh, non so, forse cercano un pubblico più ampio, forse semplicemente per soggetti o per regia o per quello che vogliono raccontare stanno un po' cambiando il corso. No, infatti, intendiamoci, non è che... Mi dispiace al fatto che cerchino di uscire dai cadaveri, gli zombie, Frankenstein, tutto quel mondo meta horror che c'è. Mi interessa molto e di fatto apprezzo moltissimo alcune storie in stop motion che raccontano magari storie drammatiche come La mia vita da zucchina o come quella follia che è il villaggio, il mio villaggio. Che è un'animazione completamente fuori di testa, che non ha né capo né coda, però è un film comico. Quindi mi piace che stiano provando ad uscire. Apprezzerei forse di più un film meno epico, ecco. Perché forse l'epicità che provano a dare a Boxtros in realtà è ancora poco, ma Boxtros... No, Boxtros è un po' di transizione tra i due corsi, secondo sì, me. Sì, esatto. È ancora un po' strano, racconta ancora un po' delle cose che non stanno tanto in piedi, perché sono comunque delle scatole con le zampe, non lo so. Però non è più la sposa cadavere, diciamo. Esatto. Però quest'aura di epicità, non lo so, mi sembra falsa. Mi sembra forse troppo pretenziosa, non lo so. Non so, forse perché comunque pensi che, ah, però questa cosa qua non la potevano fare in stop motion, quindi non è C'è più vera, quello. Non è più autentica, e secondo me ti dà un po' fastidio questo. C'è anche quello. Perché infatti, nonostante sia tutto, è tutto troppo bello per essere stop motion. Lo stop motion è più gracchiante, è più grezzo, non è così tanto bello, perché intendiamoci... Gli sfondi, per esempio, che sono la roba che più è fatta in digitale. Tutti gli sfondi sono tutti bucati in blue screen e poi messi in post, in compositing. Però diciamo che sembrano un po' finti, non sono verissimi, non sono troppo colorati, non lo so. Sta di fatto che sembra un po' finto il tutto, così. E probabilmente sì, sono gli effetti speciali, che non si mischiano così bene alla stop motion come dovrebbero. Secondo me si mischiano bene. Forse è proprio il fatto che il tuo cervello dice: ah, ma questa cosa qua, quest'acqua qua in stop motion non si poteva fare così, e quindi è per forza un effetto speciale. In sì. realtà, se invece il film fosse tutto in 3D, dici: vabbè, tutto in 3D, quindi è ovvio che l'hanno fatto in digitale. È il problema che riscontro tipo negli anime, nelle animazioni in due dimensioni, quando inseriscono un elemento in 3D. Stona subito, perché non è la stessa cosa. Sono due mondi diversi. E invece è la cosa che rende Klaus perfetto, perché quella volumetria che viene data grazie alla luce, alla fotografia, rende 2D e 3D la stessa cosa, e quindi qualunque elemento tu ci vada ad inserire di 3D non importa, perché tanto si uniscono benissimo lo stesso. Io penso che il compositing in Missing Link sia fatto davvero bene. Ma non è una questione di qualità. Sì, sì, è una questione che lo sai già in partenza che è fatto così. Perché Missing Link è il film meglio fatto della storia, cioè ci sono delle animazioni pazzesche. A me hanno colpito tantissimo quelle nelle scene d'azione, cioè tipo quando si picchiano nella taverna, è pazzesca quella. Le scene d'azione sembrano a rallenti, non so, io toglierei un fotogramma ogni tanto per rendere le cose più veloci, perché sono, cioè si vede proprio il pugno che arriva lentamente, non hanno la velocità che dovrebbero, secondo me, sono un po' legnose, però di contro... Io sono rimasto impressionato dalle animazioni sottili, quelle del volto, cioè la scena sulla barca dove Link dice di chiamarsi Susan e sta parlando con Lionel. Quella scena io, cioè, sono rimasto senza parole. E poi lì effettivamente vai a scoprire che
sono riusciti ad avere quell'effetto lì perché i volti erano stati modellati in precedenza rispetto a tutto quello che dovevano dire. Ogni scena, per ogni frame, ha la sua faccia. Ci sono 106.000 volti di Lionel, perché per ogni fotogramma in cui lui ha un'espressione del film c'è una faccia diversa. E anche questa cosa, sono stampati 3D questi volti, quindi diventa ancora sempre più 3D, perché a quel punto sostituisci più la faccia, cioè non c'è nemmeno più l'abilità dell'animatore che deve modificare lui l'espressione per realizzarla lui, perché è fatta in digitale. Poi che siano effettivamente dei volti realizzati e quindi che l'animazione di tutti i personaggi sia effettivamente fatta in stop motion è pazzesca. Per esempio anche le animazioni del corpo sono fluidissime, bellissime, l'animazione stop motion che è più perfetta che abbia mai visto. Però dove entra tanto il digitale? Ma nella faccia, perché in realtà poi anche il corpo di Link ha il sistema per il respiro, fighissimo, si può alzare ad abbassare, è uno dei puppet più complessi che abbiano realizzato ed è veramente figo. Però non so, mi manca un po' quell'inaspettato che tipo in Coraline hai il meccanismo all'interno della testa che gli permette di modificare l'espressione e quella cosa però viene lasciata all'animatore di come si muove la bocca. Non è pensata in anticipo e poi allora frame 118 devi usare la faccia a 115, no? No, secondo me non è che è meno vera, ad esempio, la scena della barca solo perché hanno dovuto sapere in precedenza le facce da poter realizzare, stampare. Cioè, non è digitale. Cioè, una volta che poi lo fotografi e lo rifinisci, quella rimarrà ed è, diciamo, il rendering più perfetto che si possa fare, perché è di fatto una foto di un modellino fisico. Quindi, da quel punto di vista lì, anche se consideriamo lo stop motion ha una vita, come si dice, una vita da scaffale, no? Molto più lunga di quella che può avere un film in 3D, cioè sì. Un film in 3D che è stato fatto 10 anni fa, adesso dici, ah, però non è fatto troppo bene, non me ne ero mica resa conto quando l'avevo visto la prima volta. Sì. E invece più vanno avanti, più diventano vecchi, no? Invecchiano molto in fretta i film in 3D, invece quelli di stop motion rimangono sempre perfetti come sono. Sì, sì, vedi Coraline che è del 2009, quindi sono più di 10 anni fa, però boh, non è invecchiato di un giorno, assolutamente. Perché di fatto al massimo possono usare fotocamere con una risoluzione più alta, ma tant'è. Sì, no, poi il frame rimane quello, è un po' come l'animazione bidimensionale, anche quella se fatta bene non ha tempo. Alcuni esatto. Film di Miyazaki sembrano fatti l'altro ieri. Sì. E magari sono stati fatti negli anni 80, per dire. A me le animazioni sono piaciute davvero tanto, non solo per la qualità tecnica di realizzazione eccetera, ma anche proprio, non so, lo stile che ci hanno messo. C'è questo suo essere molto inglese di Sir Lionel Frost, no? Vabbè, ha dei è movimenti e delle gesture veramente belle, proprio un'animazione bella, non caricaturale, ma che si vede proprio la personalità del personaggio attraverso i propri movimenti. Sì. Quello l'ho trovato davvero molto, molto bello. La cosa più bella che ho trovato, oltre a tutta la sbatta enorme che si sono fatti per realizzare alcune cose, che tipo il ghiaccio che si rompe è una roba da fuori di testa, non esiste. Sì, perché praticamente hanno usato il plexiglass e l'hanno rotto in diversi modi e poi in compositing hanno, diciamo, sovrapposto queste diverse fratture fino a ottenere il risultato finale che volevano. Quello è molto più, diciamo, stop motion che non digitale, anzi è totalmente stop motion. Lì poi di digitale c'è solo il metterle insieme quelle cose, giusto perché non puoi avere una stalattite di plexiglass che è alta tipo 1,5 metri, quella che hanno usato per fare le spaccature, vicino a un pupazzo di 30-40 centimetri, perché le proporzioni non tornano e quindi devi proprio fare così. Però per esempio quell'effetto lì è fighissimo, cioè mi ricorda un po' i tempi di Coraline quando hanno fatto l'acqua della doccia, che lì hanno stampato frame per frame l'acqua che scendeva. Sono queste le cose bellissime dell'animazione stop motion, ma la roba più bella in assoluto secondo me sono i set. Al di là del production design di progettare queste cose,
che è pazzesco. C'è poi anche dietro tutta la realizzazione, il cablaggio, poi la roba fighissima che effettivamente, essendo set veri, praticamente sono solo più piccoli, anche la fotografia è completamente reale, se c'è uno specchio devi pensarla esattamente come se fosse nella vita reale, quindi lo devi oscurare o mettere poi in post, e tutto è pazzesco. E a proposito di specchi, da questo punto in avanti cominceremo a fare spoiler sul proseguimento della trama. E a proposito di specchi, secondo me... c'è la scena... Allora... è una scena bellissima, sia per la storia, per il significato che ha dietro, eccetera, ma anche come è stata realizzata. Ed è la scena in cui Susan si ritrova davanti a questa parete di ghiaccio rotto, che sta un po' a simboleggiare anche il suo essere rotto dentro, perché è appena stato rifiutato dagli Yeti, quindi è in un punto ancora più basso di quello in cui era in partenza, e quindi è proprio fratturato. Cioè, mi piace che l'abbiano anche rappresentato così, proprio visivamente e fisicamente, il suo essere fratturato nell'animo. E praticamente per realizzare questa scena, la cosa fichissima che hanno fatto è stato proprio l'animazione è stata fatta una sola volta, quindi il modellino è stato animato una sola volta, però ogni frame è stato fotografato da diversi punti di vista per avere appunto tutte le varie riflessioni che si hanno poi in questa parete di ghiaccio rotta. E quindi hanno utilizzato tipo 8-9 camere, una cosa del genere, comunque diversi punti di vista, utilizzando specchi per poter avere anche i diversi punti di vista, le riflessioni, e secondo me hanno ottenuto qualcosa di visivamente molto impattante. È un po', io l'ho visto un po' come la scena del bullet time di Matrix, questa cosa, cioè... Vabbè, è un po' diverso il funzionamento, però. Magari non è così innovativa, però comunque è un po' il concetto della camera multipla, e quindi di fare una sola volta la performance per poi avere tutte le inquadrature già fatte e avere quindi un montaggio perfetto. Anche perché non puoi farlo in altro modo, questa cosa del ghiaccio soprattutto. Mi ha stupito che l'abbiano effettivamente... cioè, io mi aspettavo che avessero animato ogni riflessione singolarmente per metterla insieme, ma effettivamente ad averla così perfetta non sarebbe stato possibile in altro modo. Sì, e poi ci avrebbero messo molto più tempo. Invece con questo, diciamo, trucco di avere più punti camera, hanno risolto il problema anche con ingegno. E diciamo che in ogni film ci mettono un po' una grande creatura. In Kubo era l'occhio gigantesco, in Box Trolls era la macchina gigante che c'è alla fine del film, e in Missing Link è l'elefante, che è effettivamente un modellino che ha tutti i suoi meccanismi all'interno per poterlo muovere e sostenere sia se stesso che le marionette che sono state appoggiate sopra, quindi quello è veramente figo. Però che triste che è durata tipo 20 secondi la sua scena. Cioè, già che ce l'hai, faglielo usare un po' di più sto elefante, madò. Cioè, si vede proprio in un'inquadratura sola, che per carità è un'inquadratura pazzesca, perché vi basti pensare che il set doveva essere talmente grande e talmente complesso che in pratica, andando avanti con la scena, l'hanno smontato da una parte per rimontarlo dall'altra, in modo che l'inquadratura fosse sempre giusta, ma appena fuori dai bordi veniva tolto e rimesso il set appositamente. Quindi assurdo, però che cavoli, cioè questi si sono fatti non so quanti mesi per progettare questo elefante per poi usarlo in un'inquadratura di 20 secondi forse. È un po' il dramma della scena del sushi in L'Isola dei Cani, cioè voglio dire, anche lì cos'erano 3 mesi per fare un'inquadratura di un minuto forse, 2. Sì, no, anzi, la scena dell'elefante durerà 20 secondi, la scena del sushi durerà 3 minuti, quella del sushi ci hanno messo 3 mesi, quella dell'elefante ci hanno messo 4 mesi per fare 20 secondi, quindi cioè, ovvio, nessun paragone, per quanto sia estremamente perfetta d'autore, registica, la fotografia e la realizzazione dell'Isola dei Cani non è a livello di perfezione che è Missing Link, perché è veramente qualcosa di mind blowing certe cose. Poi ovviamente, essendo un mondo in miniatura, diventa tutto bellissimo, no?
cioè i set, tutti gli oggettini, tutti i props, le stampe delle etichette, delle bottiglie, cioè delle robe che io da grafico impazzisco totalmente, tutti i costumi che vengono cuciti e sono effettivamente veri, che cioè quando vedi Missing Link che si piega e la giacca gli si strappa, io ho sentito proprio una delle costumiste, il dolore, una delle costumiste che muore. Cioè veramente lo studio di Lionel con tutti gli oggettini, le creaturine, ah, è fantastico, quello tutte fatte, tutti che apri i cassetti, dentro ci sono i fogli tutti scritti, tutti stampati, cioè essendo un mondo piccolo è bellissimo, è fantastico, è proprio modellismo allo stato puro ed è incredibile da vedere. Tra l'altro tutto che doveva essere progettato, perché cioè immaginatevi che è un mondo che bisogna costruire da zero. Sì, è Londra, è la foresta, però comunque bisogna sapere con che stile realizzare certe cose. Infatti la cosa che mi ha stupito moltissimo guardando dietro le quinte e che non me ne ero accorto inizialmente è la giungla, perché la giungla inizialmente la vedi e dici ok, è una giungla, però se la vai a vedere bene le foglie hanno una determinata forma, sono proprio fatte in un certo modo, non è una foglia fotorealistica tra virgolette, è una foglia stilizzata ed è stilizzata in un certo modo. E quindi questa roba io la trovo fantastica, cioè un lavoro di tecnica, di production design e di realizzazione di set, costumi, marionette, fuori scala completamente. Sì, anche perché poi ogni elemento che si muove devono un po' trovare il meccanismo per farlo muovere senza far vedere il meccanismo, quindi è sempre un po' una lotta contro, diciamo, quello che si può fare effettivamente in una scala così piccola per ottenere poi il movimento voluto finale. E anche l'effetto, cioè per esempio anche la realizzazione del ghiaccio, di come è stato fatto, perché doveva essere non effettivamente scivoloso, ovviamente non poteva essere già ghiaccio vero, se no più che stop motion diventava un time lapse. Veniva male lo stop motion. E quindi devono proprio ingegnarsi, a me questa è una roba che piace da impazzire, che tutte le volte trovano un modo per rendere un certo effetto, un certo materiale, una certa lucentezza, un certo colore, perché a seconda della scena magari ti servono determinate cose realizzate in un certo modo. Sì, e poi diciamo che ogni elemento comunque ha sempre un po' un appiglio nel mondo fisico reale, cioè per dire anche il ponte nella scena dove sono nel mondo di Shangri-La, ovviamente poi il ponte è stato preso, modificato in digitale, nel compositing, ampliato. Unito, perché hanno realizzato tutti i segmenti per poi unirli tutti dopo. Esatto, però comunque partono sempre da un qualcosa di fisico e reale, non è che dicono Questo, vabbè. È più facile realizzarlo tutto in 3D, però sono comunque partiti dal fatto che volevano realizzarlo fisicamente, quindi si sono messi lì con la plastica a cercare tutti i vari materiali che potevano dargli l'effetto voluto che poi c'è stato in camera. No, questa è una cosa bellissima, tra l'altro, che anche se usano gli effetti speciali, quegli effetti speciali sono comunque basati su studi e ricerche su come avrebbero fatto quell'effetto in stop motion, ma che è impraticabile da realizzare, perché sennò ti servirebbero miliardi e miliardi e tempo infinito, e quindi non sarebbe fattibile. Però è tutto sempre basato su, come l'acqua, per esempio. L'acqua di Kubo è fantastica perché è basata su degli studi che i vari ingegneri, credo che siano ingegneri, che avevano studiato vari modi di come poter rappresentare l'acqua in un film che parla di oriente, di origami, quindi come poter rappresentare l'acqua utilizzando la carta, utilizzando le pieghe, utilizzando quale tipo di movimento, quale tipo di stilizzazione dell'acqua. E c'è anche qui, secondo me si nota un po' di meno rispetto a Kubo, però Kubo è veramente veramente tanto caratterizzante sotto il punto di vista degli origami, è tutto molto cartaceo in Kubo, mentre qui diciamo ha un aspetto, non dico quasi più di live action, cioè di realismo, però la stilizzazione si nota un po' di meno, diciamo che è un po' più nostro il mondo, quindi lo notiamo magari di meno, però c'è comunque l'acqua, ha una stilizzazione ben precisa, eccetera eccetera. Sì, ho trovato stupendo il production design, proprio anche solo del treno in cui viaggiano, per dire, una scena corta, però è tutto così in linea con anche i personaggi, il tempo in cui sono ambientati.
Sì, anche i personaggi sono realizzati molto bene. La cosa che mi è piaciuta di meno del film è poi alla fine la narrazione e la trama, che non sono cattive, non sono fatte male, sono un po' banali, sono un po' normali, non c'è niente di estremamente interessante all'interno della trama di Missing Link, secondo me. Ci sono delle scene molto belle, ci sono delle idee, tipo quella di lui di chiamarlo Susan, secondo me è fantastica. È molto in linea ovviamente col contemporaneo, però è comunque un'idea bella, cioè ti spiazza quella roba lì, non te l'aspetteresti. E invece è proprio figo. E ci sono delle scene molto emozionanti, l'umorismo a tratti non è granché. A me è piaciuto tanto invece. Ci può stare. È umorismo più inglese, cioè sì, esatto, è diverso, non è esatto. Proprio umorismo dovuto al fatto che si tirano la padella in testa e quindi fa ridere la cosa. È tutto giocato su battute, un'ironia a volte molto sottile, ma che a me è piaciuta tanto. No, è molto inglese, questa cosa mi è piaciuta tantissimo, i dialoghi, l'atteggiamento di Sir Lionel che è proprio bellissimo. Bellissimo, è cioè bellissimo. Un atteggiamento fantastico, spicca proprio in modo incredibile, proprio inglese. Uno Sherlock Holmes al giro del mondo in 80 giorni. La trama è quella del giro del mondo in 80 giorni, quindi anche lì mi ha un po' fatto storcere il naso, diciamo. Il cattivo non sa né di carne né di pesce, e comunque diciamo che tutto sommato, senza lode e senza infamia, potrei dire. Non c'è particolarmente granché da dire, non ci sono cose particolarmente sbagliate, anzi, è tutto abbastanza giusto. Sì, la storia in generale, appunto, è la storia già raccontata del giro del mondo in 80 giorni, però i personaggi mi sono piaciuti tanto. Appunto, Sir Lionel Frost, ma anche Susan, ha un carattere molto bello, come comunque stia cercando se stesso, un po' anche questa sua ingenuità, cioè ha letto, ha imparato, però non ha ancora colto tutte quelle sfumature, no? Tipo Sir Lionel gli dice una cosa che in realtà letteralmente vuol dire una cosa, ma poi ha un secondo livello di lettura che, essendo ancora un po', diciamo, giovane, ingenuo, non coglie, no? E quindi c'è tutta questa ironia e questa anche un po' crescita del personaggio in questo senso, perché comunque non ha mai avuto a che fare con umani che lo trattassero un po' da pari e che gli insegnassero un po' le cose, e quindi diciamo che ha tanto da imparare. Anche a me i personaggi piacciono, anche Adelina per esempio ci sta molto, è un bel personaggio, mi è piaciuto soprattutto anche come ha reagito, perché non me l'aspettavo all'inizio. Quando ci viene presentato il suo personaggio ti sembra molto una macchietta che starà lì e non darà problemi, poi in realtà si unisce proprio al gruppo, quindi diciamo che l'hanno gestita bene. La cosa che di Susan barra Link non mi convince, sono d'accordo con quello che dici, perché è vero, è stato pensato bene, l'ingenuità eccetera, non so, l'ho visto un po' ballerino, nel senso che ha alcuni momenti in cui sembra avere una personalità un po' diversa. Però al di là di questo, la cosa che secondo me non funziona tanto è che non c'è una crescita in lui. Rimane sempre più o meno allo stesso livello, soprattutto non reagisce mai, è un po' un mollaccione. Non ti si gira mai contro con i denti digrignati, per dire. Che ci sta, anche se pensi che comunque è effettivamente un animale, tra virgolette, è l'anello mancante. Però appunto potrebbe avere questa seconda natura violenta che però non si manifesta mai e non so. Beh, ma non si manifesta perché non ce l'ha semplicemente, cioè lui alla fine è buono, sono solo gli altri che lo trattano come se fosse una creatura malvagia. Ma infatti questo però dovrebbe fargli scattare un po', che dire, ah oh, sentite, io mo mi sono rotto di essere trattato come un mollaccione, mo vi faccio vedere io. E invece non c'è stato questo gradino, è sempre lì che si fa salvare, fa sempre casino, non lo so. C'è questo lato che non mi è piaciuto tantissimo, il fatto che del suo personaggio non si muova più o meno niente a livello di appunto decisione. Poi in realtà la crescita che viene mostrata è quella di trovare se stesso, fondamentalmente. Perché non sa bene a che mondo appartiene, non appartiene realmente al mondo animale, non appartiene realmente al mondo umano, vuole solo cercare se stesso e i suoi simili, un posto a cui appartenere. Ed è bello comunque come, cioè, gli Yeti alla fine
lo rifiutano, dicono sì. No, tu sei diverso, non appartieni a questo posto. In realtà, se la storia fosse stata più banale, avrebbero potuto dire oh sì, ciao, vieni, sentiti come fossi a casa tua, no? Sì. In realtà gli dicono no, tu non appartieni a questo mondo, siamo diversi, noi siamo più in alto, tu sei invece più vicino agli umani, noi siamo più superiori, sì. No? E allora è bello però comunque come cresca non tanto il rapporto di Missing Link con il resto degli umani, delle persone che incontra, ma come cresca il rapporto con Sir Lionel e anche come cambia Sir Lionel nel corso della storia. Cioè all'inizio è questo scienziato molto freddo che pensa soltanto all'obiettivo di portare a casa le scoperte e la verità su quello che scopre. Non si spaventa, non ha quasi sentimenti, cioè all'inizio del film Nessie si mangia il suo aiutante praticamente e viene salvato, quindi lui si prende una tazza di tè, gli tira un pugno sì, in testa, gli e dice ma scusa, sei ancora vivo, di cosa ti stai lamentando, no? E infatti anche un po' il ruolo di Adelina, quello di, comunque di fargli capire che è una persona fredda che potrebbe connettersi un po' di più umanamente con sia il suo amico ma con anche le altre persone, dove viene inteso anche lei. E quindi comunque la crescita che si ha all'interno del film è quella dell'amicizia tra Sir Lionel e Susan. Infatti poi alla fine Susan diventa il suo aiutante. E la cosa che mi è piaciuta è che non sono neanche caduti poi nella banalità di semplicemente mettere insieme Adeline e Sir Lionel così, perché sì, perché erano la coppia del film e quindi la dovevano... coppia che scoppia. Esatto. E invece comunque Adeline è un personaggio più forte che comunque decide un po' di fare poi alla fine la sua strada. Cioè all'inizio era la vedova che così stava aspettando non so che cosa nella villa e poi invece quindi coglie questa occasione di questo viaggio e alla fine decide di farsi la sua strada e farsi le sue scoperte. È bellissimo di Adelina il fatto che sia proprio latina, cioè proprio questo sangue caldo messicano, spagnolo, quello che proprio la fa reagire in modo molto pronto, molto caldo rispetto a quello che si trova davanti, che è molto molto bello. E sì, è come bilancia anche quindi è la natura più fredda di Sir Lionel. Sì, esatto. Direi che possiamo chiudere dicendo che i titoli di coda sono forse la cosa più bella del film. Non che il film non sia bello, però i titoli di coda sono pazzeschi, sono bellissimi, infatti tutti in stop motion, che è pazzesco. Cioè se tu pensi ah dobbiamo fare tutto il film e poi c'hai ancora tempo e risorse per fare anche i titoli di coda, è una roba pazzesca. Un po' come in Loving Vincent, che anche lì i titoli di coda sono fatti effettivamente con un libro che si apre con dentro tutte le informazioni, tutte scritte, bellissimo. E quindi wow. E beh, anche in Box Trolls c'era questo finale che a me, non so, è probabilmente il sì, finale più bello della bellissimo. Stop motion, dove praticamente c'è la rottura della quarta parete e quindi la camera si muove pian piano e i personaggi stanno parlando di come ci siano questi esseri che in realtà muovono i fili del loro destino e la camera va indietro e si vede che effettivamente sono gli animatori ad altissima velocità, perché comunque il frame rate è quello dell'animazione che stanno facendo, che muovono i personaggi e compongono queste inquadrature. Sì, perché è una classica inquadratura da dietro le quinte che si vede normalmente nei video della Laika, ovvero dove si vede l'animazione che avviene mentre che tutto attorno al mondo si sposta, quindi gli animatori che pian piano muovono pezzo per pezzo. Però è geniale come è scritta, perché dicono proprio e guarda, e che faccio questo movimento, e questo, e che ballo così, ed effettivamente sì, effettivamente è vero, vengono mossi così, cioè, ed è fantastico, bellissimo. E lo stop motion ha sempre il suo fascino, secondo me. Sì, e diciamo che spero che Laika, non lo so, si stacchi un po' da questa... Ma non più di tanto, basterebbe un pochino, ma che si stacchi un po' da questa sua voglia di fare le cose estremamente epiche. Non è sbagliato il fatto di fare le cose in grande, però ci sono proprio alcune cose che le vedi che sono fatte apposta per rendere tutto, tutto epico, non lo so. Vorrei che tirassero fuori effettivamente un film che
oltre alla meraviglia che ti lascia per quello che riescono a creare, te la lasci anche per la storia che raccontano, perché per il momento non c'è ancora stata una storia così. Io in Kubo ci avevo visto anche la storia, cioè mi era piaciuto da tutti i punti di vista, è davvero forse il mio preferito di Laika. Missing Link, per quanto la storia sia una storia già conosciuta, già vista, nulla di nuovo, l'ho trovato molto piacevole, molto divertente, carino, con pezzi anche profondi. Quindi sì, il contenuto più originale che raccontava una storia nuova non ci sarebbe stato male, anche perché è proprio la trascrizione di Verne. Quello sì. Bene, direi che ci siamo. Ci siamo. Potrebbe essere la fine? Potrebbe essere la fine, sì. E lo è? È la fine, sì. Benissimo. Noi vi ringraziamo moltissimo per aver seguito questo podcast. Vi invitiamo a dirci cosa ne pensate di questo film sotto nei commenti di YouTube o su Twitter. E noi ci rivedremo per un prossimo episodio su Funzione Animazione. Ciao a tutti! Ciao!